Ah, che belle poltrone comode. Almeno questo, eh? Questa pioggia. Come va? Tutto bene? Infreddoliti? Grazie per. Non ho capito. Allora, cominciamo subito. Intanto altre persone si avvicineranno, strada facendo, eccetera. Vabbè, insomma, parliamo di Europa. Ne parliamo in un momento cruciale, come sapete, di crisi economica e politica. Dopo che abbiamo visto cose inimmaginabili come Atene bruciare, dopo che la crisi dell'euro ha messo e sta mettendo in crisi l'esistenza della stessa Europa, e molti sono portati a ritenere che sia ormai finita, schiacciata dagli egoismi nazionali, dagli errori fatti, dalle scelte non compiute. Ne parliamo con Jean-Paul Fitoussi, che, come voi sapete, è uno dei più prestigiosi economisti francesi ed europei, ed è uno dei più attenti e partecipi osservatori delle vicende europee, ma anche delle vicende nostrane. Insomma, è innamorato del nostro paese, come ci ha confessato, e segue, con attenzione quello che sta succedendo da noi. E ne parliamo anche con Enrico Letta, che naturalmente voi conoscete, vice segretario del Partito Democratico, europeista convinto della prima ora, giusto definirti così, insomma, no? Anche se convinto che l'Europa abbia bisogno di grandi riforme, alcune delle quali ha così anticipato, cioè, ce le dirà anche questa sera. Qualche tempo fa, Enrico, è uscito un tuo ci diamo del tu, insomma, perché ci conosciamo, è uscito un tuo libro con Lucio Caracciolo, col provocatorio titolo L'Europa è finita, laddove Caracciolo faceva la parte dell'euroscettico, no? Tanti anni fa, invece, un altro tuo libro, no, in un altro tuo libro ti impegnavi a morire per Maastricht, e per l'euro. Una domanda al volo: ancora adesso moriresti per Maastricht? Ma sì, perché alla fine l'euro ci ha portato fino a oggi sicuramente bene. Il tema vero è che Maastricht andava completato con l'Europa politica, con l'Unione economica. Tutto questo non l'abbiamo fatto in questi anni e forse il motivo per il quale siamo qui oggi a parlare di questi temi è anche il fatto che quell'inizio è stato un inizio che non è stato completato. Siamo 20 anni dopo e il ritardo si sente, pesa, è come se pesa. E fatemi dire però in questa serata un po' particolare, un po' rovinata dal maltempo, che io personalmente devo ringraziare moltissimo Jean-Paul Fitoussi di aver accettato il nostro invito di essere qui, perché Fitoussi è una delle personalità europee, accademiche, ma non solo accademiche, perché è qualcosa di più, che ha anticipato la crisi che stava arrivando ed è una delle personalità che oggi dice le cose, secondo me, più interessanti su come uscire dalla crisi. Quindi per noi è veramente un grande privilegio che su lui sia qui e lo voglio ringraziare anche a nome di Bersani e di tutti noi. Allora, appunto, una cosa al volo, tanto per cominciare, a Fitoussi, lei è euroscettico, si deve ancora morire per Maastricht, per l'euro? Io sono un federalista, non sono mai stato euroscettico e c'è un problema in Europa perché non si può discutere dell'Europa senza essere considerato come euroscettico. E dunque non c'è dibattito. Il dibattito è vietato. È vietato perché se si fa una critica all'Europa si dice: ma allora tu non ami l'Europa? Non è vero. Sono federalista. E la ragione perché mi sono interessato all'Europa è che da più di 20 anni, ringrazio Enrico dell'aver detto, sapevo quali erano i vizi di costruzione
dell'Europa. Continuo sulle visite? Sì, certo. No. Sapete quanto ha durato la crisi degli anni 30? 10 anni, no? Sapete che oggi siamo alla metà di questo periodo? Abbiamo dietro di noi 5 anni di crisi. E forse nei libri di storia si parlerà della crisi che è durata 10 anni, che è cominciata con la crisi finanziaria. E dunque è urgente di fare qualche cosa, ma fuori dalla stanza dei negoziati dei vertici europei abbiamo l'impressione di una totale paralisi della decisione. E da 3 anni, dal momento dove Papandreou ha rivelato che c'era della creatività contabile nel suo paese. Da questo momento siamo in crisi. E che abbiamo fatto? Niente. Abbiamo l'impressione che ogni volta che c'è un vertice europeo è come la macchina, non so come si chiamava in italiano questo film di Charlie Chaplin, la macchina dei tempi moderni, si chiamava così? Una grande macchina che faceva una cosa ridicola. E così, quali sono i vizi di costruzione della zona euro? Sono molto facili da capire. Il primo, io lo chiamerò un paese dove i debiti sono sovrani e la moneta senza sovrano. È quella la situazione. Non è una formula. È la prima volta che succede che un paese fa dei prestiti in una moneta dove non ha nessun controllo, sulla quale non ha nessun controllo. Quella significa che dall'inizio si mette sotto la tutela dei mercati. Perché? Perché in questo gioco i mercati hanno la vita facile, fanno delle profezie autorealizzatrici, si dice così? Profezie? Profezie, sì. Profezie autorealizzatrici, è semplice da capire. Se il mercato si sfida di un paese, che fa? I capitali vanno fuori dal paese, c'è una fuga di capitale, ma anche dai risparmiatori di questo paese, perché non vogliono perdere il loro risparmio. Dunque vado altrove. Quello che succede in Europa è che quando questo accade, la quantità di moneta nel paese diminuisce e dunque c'è una crisi di liquidità. E questa crisi di liquidità, non c'è abbastanza liquidità, in un paese normale si stampa la liquidità, ma in Europa no, non abbiamo controllo sulla banca centrale. Dunque c'è una diminuzione di liquidità e come c'è una sfiducia dei mercati, i tassi di interessi aumentano, in un modo tale che la crisi di liquidità diventa una crisi di solvabilità. E ci siamo. Ci siamo in Spagna, ci siamo in Italia e malgrado delle politiche virgolette coraggiose, e avete capito che in Europa chiamiamo politiche coraggiose quelle che fanno soffrire la popolazione. Questo è il criterio assoluto della virtù. Tu sei virtuoso se tu fai soffrire quelli che ti hanno eletto.
è così. Ma noi siamo molto virtuosi. Eh sì, voi siete molto virtuosi. Avrete anche un tasso di crescita, un calo del PIL di più di 2%. Bravo, bravo, bravo. Fitossine, diciamo, non diciamo tutto insieme. Poi la questione... Bisogna capirlo. È una cosa strutturale. Sì. Avere un debito sovrano quando non c'è nessun controllo sulla moneta in cui il debito è espresso. Questo non è mai successo. Prima c'era la svalutazione e la lira non spariva. Dunque, in poche parole, questo problema non è grave. Non è grave se c'era un'unione politica, perché in un'unione politica non c'è più spazio per la speculazione. Come abbiamo messo fine alla speculazione sui mercati di cambi? Abbiamo fatto una moneta unica. È finito, il spazio di speculazione è sparito. Per fare sparire questa speculazione qui bisogna creare un titolo pubblico unico. Basta. E sparisce lo spazio di speculazione, sparisce la legge dei mercati e la tutela dei mercati sui stati. È così. È detto così, è molto semplice. Ma è semplice. Il problema è che gli stati siano disposti a cedere un po' della loro sovranità in questo terreno. Ma no, quello è... Per guadagnare della sovranità, si cede la sovranità se ci mettiamo sotto il controllo dei mercati e si guadagna della sovranità se si mettiamo i mercati sotto il nostro controllo. Dunque, questa soluzione è per guadagnare della sovranità, non per perdere. Oh, a proposito di mercati, siccome il disorientamento Letta è totale sotto il cielo d'Europa, la Merkel ieri ha detto una frase che ha disorientato un po', no? Ha rimproverato i mercati perché non servono i popoli, no? Una cosa impensabile. Che ne pensi di questa cosa? Dimenticando magari di fare un minimo di autocritica, che magari i governi, no? Dovrebbero pensare un pochino di più ai popoli, perché i mercati poi fanno il loro mestiere. Insomma. Io credo che le responsabilità della Merkel e del governo tedesco sulla crisi nella quale siamo da 5 anni sono delle responsabilità enormi. Sono le responsabilità del governo e non solo del governo. Pensare che abbiamo passato quest'estate con il fiato sospeso perché la Corte Costituzionale tedesca si è arrogata il ruolo di diventare la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, cioè la Corte di Karlsruhe ha detto noi siamo come la Corte di Lussemburgo, cioè siamo noi che decidiamo per tutti, esattamente come il capo della Bundesbank, Weidmann, dice a Draghi guarda che non sei tu il capo sono io, e allo stesso modo con il quale il Parlamento tedesco dice al Parlamento europeo, il Parlamento che decide sulla sovranità popolare siamo noi. Questo è, secondo me, il grande tema di questo periodo. E non è un caso che le grandi personalità europee tedesche, Schmidt, Kohl, Joschka Fischer, abbiano tutti e tre detto nei mesi scorsi che la tendenza della Germania a esprimere una egemonia che finisce per essere ed è stata nel Novecento così drammatica per il resto d'Europa, oggi emerge attraverso altri metodi, ma va assolutamente limitata. E purtroppo l'impressione è che la Merkel non lo stia facendo e che invece ci sia bisogno di creare una linea alternativa in Europa. Il motivo per il quale io credo che Monti stia facendo e abbia fatto un gran lavoro, è non soltanto per quello che ha fatto in Italia, ma soprattutto per quello che ha fatto in Europa, dove
ha fatto intendere che ci può essere una linea di leadership europea che può far fare all'Europa dei passi avanti di natura federale e può smuovere le acque rispetto al grandissimo rischio che l'Europa sta correndo, cioè quella di implodere e di buttare via tutto il buono che grazie ai grandi, il più grande di tutti secondo me Jacques Delors, cioè coloro che hanno costruito l'Europa comunitaria, non l'Europa dei governi, ma l'Europa delle istituzioni comunitarie, e che invece viene buttata via da questa idea che l'Europa sono solamente i governi, colpa di una Commissione europea che si è autoaffondata, perché il ruolo della Commissione europea guidata da Barroso è il ruolo di un organismo che doveva avere leadership e che ha deciso di autoaffondarsi. In questo senso l'Italia ha recuperato un ruolo e secondo me questo è un grande motivo di merito, ma ovviamente è semplicemente un'occasione che va colta, nel senso che se noi lasciamo in mano la leadership tedesca l'Europa di oggi, le cose andranno peggio ancora di come vanno oggi. Viceversa, se attorno a un'idea diversa di Europa si costruisce un rapporto tra l'Italia, la Francia, la Spagna, le istituzioni comunitarie, i paesi del Benelux, altri paesi, io credo che le cose possono cambiare. Qui, secondo me, c'è anche una grande partita per noi italiani, perché le prossime elezioni italiane, così come le prossime elezioni tedesche dell'anno prossimo, saranno le prime elezioni nelle quali la domanda chiave, poi noi purtroppo italiani siamo abituati a parlare di qualunque altra cosa che non abbia legame con le cose concrete, come si vede anche purtroppo nel dibattito di questi giorni, ma la questione chiave delle prossime elezioni italiane sarà l'Europa, cioè sarà elezioni italiane, elezioni tedesche, in cui la domanda sarà: facciamo l'Unione Federale Europea o rimaniamo ogni paese per conto suo? Mettiamo, come ha detto Fitoussi adesso, i debiti insieme e li gestiamo con la stessa moneta, oppure ognuno li gestisce per conto suo? Questa domanda, che noi pensavamo la storia avrebbe rivolto ai nostri figli o ai nostri nipoti fra 15 anni o fra 30 anni, la storia la rivolge a noi europei domani, oggi. E secondo me questa, per chi ama la politica, è una gran bella notizia, perché è il modo di dirci che la politica e la partita politica che abbiamo di fronte non è soltanto giocata, permettetemi di dirlo, su chi manda a casa chi, è giocata su qualche cosa che ha a che fare col futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, di che tipo di Europa vogliamo costruire. Secondo me questa è un'avventura che sarà bellissima alla fine. Fitoussi, il buon lavoro in Europa di Monti, di cui parlava Enrico Letta, diciamo, è stato agevolato, come posso dire, anche da François Hollande, no? Dal nuovo presidente francese. Voglio dire, lei all'indomani delle elezioni dell'Hollande ha detto magari si riaccende una speranza. Le cose stanno andando in quella direzione? Hollande si sta comportando nella maniera giusta per far cambiare marcia all'Europa o no? Va bene, posso fare una risposta politica? Politically correct. No. No. Il problema è che si vede bene che Monti si comporta bene, anche se fa troppo soffrire la popolazione italiana. Hollande va a fare lo stesso. Bisogna ricordarsi di un evento simile in Francia e quando Jospin è diventato primo ministro. Durante la campagna elettorale diceva: io non firmerò mai il patto di stabilità. Una settimana dopo essere stato primo ministro l'ha firmato, facendo aggiungere la parola è di crescita, ma è solamente formale. Che ha fatto Hollande? Che ha fatto Hollande? Lo stesso. Ha detto: non si può, io non firmerò il fiscal compact se non c'è una gamba crescita.
gli abbiamo fatto un patto di crescita con i soldi che erano nei cassetti europei, che erano già, non soldi nuovi. E dunque lui con tanto ha ottenuto il patto di crescita. E con tanto. Il problema è che voi sapete che il problema è vero. Sono scrivendo un libro che si chiama Il teorema del lampione. Perché il teorema del lampione? Perché abbiamo preso l'abitudine di guardare dove c'è la luce, anche se le cose interessanti sono altrove e dove c'è la luce. Voi conoscete la storia di quello che perde le chiavi e che cerca su il lampione, e uno gli diceva: ma perché cerchi qui? È qui che ha perso le chiavi. E lui diceva: no, le ho perso altrove, ma qui c'è luce, dunque posso vedere qualche cosa. E dunque vediamo, abbiamo adesso, c'è la luce sul debito pubblico, sul disavanzo pubblico. Guardiamo il debito pubblico, il disavanzo pubblico, e non guardiamo la disoccupazione, non guardiamo la straordinaria fragilità delle società europee. È terribile quello che succede in Italia, 33% di disoccupazione giovanile. È ancora più terribile quello che succede in Spagna o in Grecia, più di 50% di disoccupazione giovanile. E non abbiamo perso la memoria, abbiamo la storia ci ha imparato che c'è un tasso di disoccupazione che diventa irrazionale per la democrazia, che quando supera una certa cifra quello che sparisce è la democrazia. E ci siamo a questo punto, ci siamo e vediamo dappertutto, vediamo che c'è un problema di democrazia, e anche c'è un problema di democrazia che è più grave di prima della crisi. Prima della crisi non avevamo il fiscal compact. Adesso abbiamo il fiscal compact. Che significa il fiscal compact? La regola normale per le collettività locali e la regola normale per gli stati federati. Devono avere un equilibrio del bilancio, è normale. Ma perché c'è un livello federale che ha tutta la discrezionalità per agire? E dunque ci troviamo come degli stati federati orfani di un stato federale. E questo significa che il disavanzo di democrazia è aumentato. È aumentato fortemente. Siamo come dei cittadini che hanno il diritto di votare all'elezione regionale, ma non il diritto di votare all'elezione nazionale. E questo non si può continuare. E pericolo sul fronte della democrazia, ma ancora più pericolo sul fronte dell'economia. La ragione è che ho parlato della tutela dei mercati, ma c'è anche la tutela dei paesi creditori, come la Germania. Siamo sotto doppia tutela, i mercati e i creditori, e la Germania. Ma non solo questo. Abbiamo fatto in modo che il poco di sovranità che ogni paese membro della
zona euro, l'abbiamo perso per mostrare che siamo virtuosi. Dunque sappiamo molto bene che nel 2013 non ci sarà crescita in Europa, che non so, forse ritroveremo un po' di crescita nel 2019 o nel 2020, ma sappiamo che se continuiamo a funzionare così, con delle regole che sono stupide, perché sono delle regole? E voi sapete, la democrazia è la sola istituzione che esiste che è capace di autoreparazione, perché quando le cose vanno male si cambia di governo, Dunque c'è una possibilità di autoreparazione, una regola no, è una regola nell'ambito europeo, è una regola del tipo che non si può cambiare che all'unanimità. Immaginate che siamo tutti andando verso questo statuto di stati federali, avendo accettato il fiscal compact, senza nessuna sovranità. Allora, come fare per affrontare il mondo che viene? Come fare per dare al futuro un viso e all'Europa un viso bello? Per il momento il viso dell'Europa è brutale, il viso del futuro non esiste, perché nel 2012 siamo a un livello di PIL che è più basso di quello di prima il 2008. E continuiamo su questa strada e continuiamo ad accettare che la sola legge che può funzionare è quella della competitività. Perché siamo nei guai? Per una ragione semplice da capire. Supponiamo che quando abbiamo creato l'euro tutto era a posto, e che un paese decide immediatamente dopo di avere una politica di competitività abbassando i salari. È così che si fa le politiche di competitività. Dunque guadagna sugli altri e diventa creditore degli altri. E nella zona euro diventare creditore degli altri ha il doppio effetto della legge del creditore e della tutela dei mercati. E non abbiamo sistemato nessun meccanismo che impedisce questo gioco di concorrenza verso il basso. Allora che è molto semplice questo meccanismo, vado a dirglielo, molto semplice, è di dire che la datazione devono farla in un modo simmetrico, il paese creditore e il paese debitore. Allora non c'è più guadagni permanenti a una politica non cooperativa, perché si sa che se si diventa creditore bisogna cambiare di strada, perché bisogna aggiustare per evitare che gli altri perdano di troppo. Dunque tutti i problemi che stiamo discutendo hanno una soluzione molto, molto facile, e non la prendiamo perché c'è, non lo so, la debolezza della classe politica, perché la gente non ha il coraggio di parlare forte, di dire la verità, di dire che il pericolo non è più l'abbassamento del PIL adesso. Abbiamo superato questo pericolo, la bassa morte l'abbiamo già, il pericolo è la fine della democrazia. Letta,
A proposito della debolezza della classe politica, ho visto che tu annuivi alle parole di Fitoussi, no? Tra le tue proposte per rigenerare l'Europa, dargli unità economica e consistenza politica, tu dici intanto questa Europa non esprime una leadership, no? E per cui non è ritenuta un interlocutore credibile, no? E dici bisognerebbe eleggere il presidente un'elezione del presidente europeo. Fatta in che modo? Come? Ma quello è il primo grande tema. O noi facciamo il passo verso un'Europa unita che abbia un presidente che decidiamo tutti insieme e ne scegliamo uno che non parla la nostra lingua, ma ne scegliamo uno che sia in grado di portare avanti le nostre idee, un governo che sia effettivamente un governo federale, un bilancio che unifichi i bilanci europei, che ci consenta di condividere. Ma perché tutto questo è necessario? Mi verrebbe da dire, fammi fare una battuta, col porcellum lo leggiamo. No, col porcellum lo buttiamo proprio a mare, questo almeno è quello che io spero che accada, e ridiamo potere di scelta ai cittadini italiani che eleggano un Parlamento effettivamente poi ne parliamo, dai. Legittimato e legittimato veramente. Ma qui il tema di fondo è che se noi non riusciamo ad arrivare a questo risultato, mi metto in scia con i ragionamenti che ha fatto Fitoussi adesso, noi non parliamo più ai nostri cittadini. E invece ai nostri cittadini io credo che un ragionamento su quale deve essere il futuro dei nostri figli e il futuro che proponiamo ai nostri figli in un mondo che è cambiato radicalmente in questi ultimi 5 anni passa per forza dall'Europa. Faccio un esempio che riguarda 2 paesi piccoli europei che sono stati nel passato 2 grandi potenze mondiali, l'Olanda e il Portogallo. L'Olanda e il Portogallo sono state 2 grandi potenze mondiali. Sono 2 paesi piccoli, hanno avuto difficoltà. Sono 2 paesi che in questi ultimi 2 anni hanno vissuto una cosa che a noi italiani non potrà mai accadere, ma che è interessante da notare. Hanno visto la loro colonia, la colonia che avevano costituito nei secoli passati, sostituirli nel mondo. Quando è stato formato il G20, nel G20 non è entrato il Portogallo, è entrato il Brasile. Quando è stato formato il G20 non è entrata l'Olanda, è entrata l'Indonesia. Batavia, Giacarta, era olandese, era stata fondata, gli olandesi l'hanno sfruttata per tanti. Oggi nel G20 c'è l'Indonesia e non c'è l'Olanda, c'è il Brasile e non c'è il Portogallo. Faccio questo esempio per dire che cosa? Che il rovesciamento dei pesi tra ciò che sta fuori dall'Europa e ciò che sta in Europa negli ultimi 5 anni ha raggiunto una velocità impressionante di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Questo è capitato col Brasile o con l'Indonesia, ma ovviamente se noi prendiamo Cina, India, Corea, prendiamo il resto dell'America Latina, il Messico, è ancora più impressionante tutto questo. Allora, in sintesi, il ragionamento qual è? Noi ci teniamo ai valori europei, sì o no? Noi crediamo che i valori europei, non per razzismo o discriminazione, ma per un reale orgoglio rispetto a cosa siamo noi, noi crediamo che i valori europei siano meglio e più importanti e vadano salvati per il futuro rispetto a tanti altri modi di essere e di vivere nel resto del mondo? Questa è la domanda, perché se noi a questa domanda diamo una risposta no, non crediamo che questo sia un tema, mi interessano i valori italiani e pensiamo di continuare così, non riusciremo a ottenere nulla come italiani, ma sicuramente non saremo in condizione di dare forza ai valori europei. E quando dico valori europei non sto parlando di peanuts. I valori europei, per come li vedo io, sono i diritti della persona, come li concepiamo in Europa, non li ci concepiscono da nessun'altra parte del mondo. Il diritto dell'ambiente, il diritto del paesaggio, la difesa dell'ambiente e del paesaggio. Vedo Enrico Borghi, presidente di tutte le comunità montane,
del nostro paese, penso alla tutela della montagna, del territorio, come noi intendiamo tutto questo, lo sviluppo ecosostenibile, ma noi lo intendiamo allo stesso modo dei cinesi? I nostri valori sono gli stessi di come lo intendono gli indiani? Io ho il massimo rispetto per quei paesi, per le loro regole e per la loro civiltà, ma ho anche il massimo rispetto, il grande orgoglio per i valori, per le istituzioni, lo Stato sociale europeo, che solo noi ce l'abbiamo così. Ed è una cosa che nemmeno gli americani concepiscono. Allora, tutti questi valori noi li vogliamo buttare via perché l'Europa piano piano finisce come il Portogallo o l'Olanda? È capitato al Portogallo e l'Olanda, come Brasile e Indonesia, ma capiterà a tutti. E il messaggio forte che noi dobbiamo dare ai tedeschi, secondo me, è che capiterà anche ai tedeschi. Non è che i tedeschi, siccome sono i più forti degli europei, potranno trattare alla pari con brasiliani, cinesi. No. Allora, il tema di fondo è che fare l'Europa unita, fare forti i valori europei nel mondo, vuol dire regalare ai nostri figli, ai nostri nipoti, la possibilità di stare in un continente che nel mondo sarà ancora centrale. Altrimenti la centralità dell'Europa rimarrà nelle carte geografiche delle nostre classi alle scuole elementari, che hanno l'Europa al centro, della storia che abbiamo studiato, nella quale il mondo era l'estensione delle diverse parti dell'Europa, il mondo ispanico, il mondo francofono, il mondo anglofono, estensioni dell'Europa, e l'Europa era il centro di tutto. La storia del Brasile e del Portogallo e dell'Indonesia e dell'Olanda e del Brasile e dell'Indonesia, che entrano nel G20 e non gli altri due, è la dimostrazione che quel tempo è finito, e o noi ci stiamo come europei dentro un mondo che è cambiato. E il cambiamento da cosa è dato? È dato dal fatto che l'innovazione tecnologica, che prima era una cosa che riguardava solo noi, oggi è una cosa che riguarda tutti i paesi del mondo, che hanno dalla loro una caratteristica che noi non abbiamo, che non abbiamo mai avuto, ma con la quale potevamo in fondo evitare di confrontarci: il peso della demografia. L'evoluzione tecnologica fa sì che il fatto che i cinesi siano oggi più di un miliardo, come erano più di un miliardo anni fa, ma il fatto che fossero più di un miliardo anni fa faceva dire al massimo a Umberto Eco quella battuta che era detta 20 anni fa, una battuta che il giorno che i cinesi tutti useranno, diciamo, per fare i loro bisogni la carta igienica, le foreste del mondo saranno tutte foreste distrutte, che era la battuta che 20 anni fa uno diceva, ma insomma, che battuta banale. Oggi capiamo che cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Che l'innovazione tecnologica sposta i pesi su ciò che pensavamo inutile, il peso della demografia. Noi siamo 60 milioni e quelli continueremo ad essere. Quindi, in sintesi, basta che decidano di usare le fonti energetiche come noi, per esempio, e siamo fottuti. Per esempio, ma la sintesi del ragionamento è richiama noi. Noi abbiamo, secondo me, davanti un tempo che è un tempo straordinario per la politica, perché abbiamo la chance, l'opportunità di fare la più grande scelta dopo quella che è stata fatta nel dopoguerra. Nel dopoguerra si scelse l'Europa, la scelta occidentale, lo sviluppo. Oggi in Italia abbiamo davanti un'altra grande opportunità. L'abbiamo noi, l'hanno i tedeschi, l'hanno i francesi, l'opportunità di fare l'Europa, gli Stati Uniti d'Europa. Un'opportunità che renderà noi centrali, importanti e in grado di far valere i nostri valori anche per i nostri nipoti. Secondo me è uno dei motivi per cui ancora oggi vale la pena far politica questo. Beh, indubbiamente questo tuo ampio ragionamento è affascinante, però perché sono sempre di più gli euroscettici, coloro che non ci credono più all'Europa? Si va diffondendo sempre più una concezione di destra, no? Per cui chi è forte pensa che, no, solo a difendere le proprie tasche dai più deboli. Ma perché ha ragione Fitoussi, nel senso che Fitoussi ha fatto un ragionamento che è ineccepibile. Se tutto d'un colpo l'Europa
e i governi nazionali ai cittadini dicono e danno come prospettiva, la prospettiva è finita, le vacche grasse sono finite, da adesso in poi saranno solo guai, saranno tagli, saranno meno posti di lavoro, meno prospettive. Se questo è il messaggio che viene dato dalla politica nazionale ed europea, l'effetto di questo messaggio qual è? È l'effetto disperazione. Jean-Paul ha parlato del problema democratico. La radicalizzazione del voto, che non è un fenomeno solo italiano, io ricordo che le elezioni francesi, se non ci fosse stato il doppio turno, c'è stato un 30% di francesi che al primo turno, tra destra e sinistra, ha scelto le posizioni più radicali, le posizioni che non volevano governare. In Italia oggi abbiamo percentuali simili. Se continuiamo così, gli elettori disperati ovviamente non possono credere a governi che gli dicono andrà sempre peggio, perché questa non è una prospettiva. E finiranno per credere alle posizioni più radicali, che sono le posizioni semplicemente dell'espressione del disagio nel modo peggiore. Ma questo peggiorerà le cose, perché avremo governi, espressioni di che cosa? Di grandi coalizioni sempre più piccole. Modello greco. In Grecia hanno la grande coalizione, che grande non è, è semplicemente per arrivare al 50% hanno messo insieme tutte le forze politiche non estremiste. Ma ho l'impressione e timore che in Olanda fra qualche giorno finirà esattamente allo stesso modo. E se continuerà così, il rischio che anche le elezioni tedesche vadano così. Io credo che questo è un grande tema politico. Noi abbiamo bisogno invece di una prospettiva che renda l'Europa il sogno che cercavo di dire prima, ma che faccia sì che i nostri governi siano in grado di avere soldi da spendere per abbassare le tasse e fare investimenti che creino posti di lavoro. Ed è evidente che con lo spread così alto, lo spread costa, e con un fiscal compact che obbliga l'Italia, per esempio, a 45 miliardi di euro di taglio all'anno, i soldi non ci sono, anzi se ne devono trovare altri, e la prospettiva che noi daremo agli elettori sarà soltanto negativa. Con questa prospettiva ingrasseranno Grillo, Di Pietro, la Lega, tutti coloro che non possono far altro che raccontare ciò che di peggio sta accadendo. E io penso che qui è in gioco la democrazia europea. Ecco perché la partita sull'Europa è una partita non tanto economica, mi permetto di dire, ma è una partita soprattutto politica e democratica. È in gioco la democrazia e la politica in Europa. Allora, io voglio rispettare i tempi, mi dicono che ieri sera c'è qualcuno che ha sforato ampiamente, quindi recupererò. E però gli ultimi minuti ce li concediamo a parlare, Enrico, diciamo, lo stava già facendo anche un po' di noi. Fitoussi, si parla, che si dice in Francia di Grillo? Quando non si fa la confusione con Grilli, mi dispiace di aver detto questo, si sa un po' di Grillo, ma non tanto. Si sa che è un comico, ma che ha avuto 20% dei voti. E questo, vabbè, ancora no, diciamo. No, in qualche regione. In qualche regione. Qua vicino, a Parma, ma insomma pare che ancora i risultati però sentino a venire. No, ma non abbiamo lezione a dare all'Italia, perché Marine Le Pen ha avuto 17% le elezioni, primo turno delle presidenziali, dunque non abbiamo lezione a dare. E in tutti i paesi abbiamo questi problemi. Ma volevo rivenire sulla questione dei valori. Così mai non c'è, non facciamo un sbaglio. Enrico è un uomo politico, dunque è responsabile. Io sono un accademico, dunque sono irresponsabile. Dunque può dire quello che vado a dire. Il valore dell'Europa non sono tante. Non dimentichiamo che l'Europa è stato il continente il più sanguinario della storia del mondo.
Le valore dell'Europa sono le valore che con la ragione abbiamo cominciato a costruire dopo la guerra. Per dire non possiamo essere così bestiali, dobbiamo avere delle valori che sono universali. E il valore universale è la pace, è la coesione sociale, la sicurezza economica, il capitale sociale e l'ambiente e tutto questo, quello che ha detto Enrico Letta. Ma questa è una costruzione intellettuale. Se muoviamo in questa costruzione, andiamo a perdere l'Europa. E stiamo perdendo l'Europa, perché adesso si parla in termini di rapporto di forza, non più di coesione. E quello mi fa ricordare quello che aveva detto un grande uomo francese, il generale de Gaulle, a Henry Kissinger, che ha pubblicato le sue memorie nel 1984. E è andato a vedere il generale de Gaulle nel 1969, prima che il generale de Gaulle partisse, dopo aver perso il referendum, e accompagnava Nixon, e dunque c'era una conversazione con il generale de Gaulle dove Kissinger domandava come va l'Europa. E de Gaulle diceva che è un paese molto diverso l'Europa, e che bisogna stare molto attento ai fenomeni di convergenza. E poi Kissinger ha detto, e nel futuro? E de Gaulle disse nel 1969, tra 20 anni la Germania sarà riunificata. È scritto in un libro del 1984. Dunque, e allora diceva Kissinger, e allora rispondesse de Gaulle, allora la Germania vorrà comandare l'Europa. E poi, diceva Kissinger, come si esce di questa situazione? E de Gaulle gli ha detto, come parlasse a un bambino, mi parla guerra, bien sûr. Questo significa che siamo oggi a un momento molto pericoloso. O ritroviamo le valori di solidarietà che hanno dato nascita all'Europa del dopo Seconda Guerra Mondiale, o se non le ritroviamo, continuiamo questa guerra economica che diventerà una guerra contro la democrazia. Grazie. Beh, come vedete un po' saltiamo sugli argomenti, però io insisto, mi permetto di insistere, vorrei chiudere insomma facendo due domande a Enrico Letta, che è uno tra i più autorevoli dirigenti del Partito Democratico, insomma, siccome in queste serie qua si succedono qua vari protagonisti e attingiamo notizie ogni sera, insomma, su alleanze che si avvicinano, si un po' si riallontanano a seconda di sé. No, intanto mi dici una cosa sulla legge elettorale. Tu sei stato recentemente perlomeno tra i più ottimisti, no? Dicendo la legge si fa. Adesso mi pare che ci si divide tra chi dice non si fa, si torna a votare con Porcellum, oppure meglio che non si faccia, perché se si fa si fa una porcheria, ancora più porcheria del Porcellum, per accontentare un po' tutti. Rimani del tuo ottimismo? Abbiamo pochi minuti prima di chiudere, quindi sono secco. Peggio del Porcellum non esiste niente, quindi noi dobbiamo cambiarla a tutti i costi la legge elettorale. E il Partito Democratico, se dà l'idea di tentennare su questo,
secondo me fa un errore drammatico, quindi la legge elettorale va cambiata senza se e senza ma. Io più che dare l'impressione di essere ottimista ho voluto dare l'impressione, e continuo, che noi non dobbiamo avere nulla da rimproverarci in questo passaggio, noi dobbiamo tentare di tutto per cambiarla. Purtroppo siamo minoranza in questo Parlamento, quindi dobbiamo trovare un accordo, ma dobbiamo assolutamente cambiarla. Questo è, secondo me, l'imperativo categorico che abbiamo in questo momento. Bene. Alleanze. Qui l'altra sera c'era seduto Casini, poi è venuto Vendola, Renzi, insomma, primarie. Guarda, lasciamo da parte. No, parliamo un minuto per fare un ragionamento finale a cui tengo molto. Sì. Perché ho sentito su questo palco in questi giorni molte tesi diverse, molta paura sul nostro futuro, il PD, che cosa succederà, molti timori su di noi. Io voglio condividere con voi in conclusione invece una visione molto positiva su quello che ci aspetta. Innanzitutto le primarie, c'è questo grande timore, cosa succederà. Le primarie saranno, secondo me, una carta straordinaria per il centro-sinistra per recuperare centralità, chiudere la bocca a Grillo, a tutti quelli che si riempiono la bocca di parole, partecipazione, trasparenza, e hanno messo su un partito che è più padronale del partito di Berlusconi, perché il partito di Grillo è un partito nel quale lo statuto dice che il proprietario è Beppe Grillo oppure il suo, non mi ricordo nemmeno come si chiama, e io penso che una cosa di questo genere, noi con le primarie ci rimettiamo al centro del gioco, creeremo un meccanismo di partecipazione che sarà straordinario, legittimeremo chi vincerà le primarie, e questo lo dico perché anche tutti coloro, io sapete che sostengo convintamente Pierluigi Bersani, nostro segretario nazionale, ha candidato presidente, e dico che tutti quelli che anche in questi giorni mi vengono a dire ma c'è proprio bisogno delle primarie, ma in fondo abbiamo uno statuto che dice il segretario e candidiamo il segretario senza bisogno di fare primarie. No, dicono a che servono. Guarda, se con una legge io ti dico la mia elettorale risposta, ti dico la mia risposta, perché c'è un clima di antipolitica nel paese tale che noi questo clima abbiamo bisogno di rovesciarlo, e l'unico modo per rovesciarlo è con un grande bagno di democrazia, di partecipazione e di folla, in cui il nostro segretario mette a rischio tutto se stesso, e sono convinto che vincerà con la partecipazione, e quando vincerà con la partecipazione il centro-sinistra sarà imbattibile, e sono convinto che il 20% di Grillo alla fine si dimezzerà, sono convinto che la credibilità del centrodestra, che aveva parlato di primarie e aveva parlato di tanti candidati, tornerà alla logica padronale di Berlusconi, e avremo noi, con questa grande occasione di partecipazione e di democrazia, e da una parte Berlusconi e dall'altra parte Grillo. Sono convinto che questo farà bene all'Italia, farà bene alla nostra democrazia, sconfiggerà l'antipolitica e renderà il Partito Democratico il perno del governo del nostro paese dei prossimi anni. In questo senso, fatemi dire, sarà un'avventura bella, importante, e sarà soprattutto una grande vittoria del PD. Bene, Fitoussi, vincerà il Partito Democratico? Lei che è una grande anima europea. Io so tutto del futuro. E sono sicuro che vincerà. Se non si fa nessun tentativo di suicidio. Dunque sono... Loro ci provano spesso. No, sono sicuro. Loro ci provano quasi tutti i giorni. Il problema. No, sono sicuro che vincerà. Per la ragione che ha detto Enrico. Dare una lezione di democrazia a un momento dove la gente ha sete di democrazia è una cosa bellissima, che ha molto bene funzionato in Francia, e sono sicuro che funzionerà in Italia. Perché? Perché il Partito Democratico è il solo partito capace di fare questo. E dunque andiamo avanti. Grazie, grazie.
Oh, rimanete, perché adesso c'è una band storica della nostra musica, il Mattia Bazar, insomma, qui a raccontare non so che, ma sarà molto interessante. Grazie a tutti.